Ecco, padre Alex, lei è stato molto critico nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua politica di chiusura nei confronti dei migranti, la strenua lotta contro le ONG e il soccorso umanitario nel Mediterraneo. Ora abbiamo un nuovo governo e un nuovo ministro. Cosa si aspetta? Prima di tutto penso che dobbiamo ancora uscire dalla sbornia sovranista, perché non è solo Salvini, per favore, c'è un sacco di appoggio che Salvini ha in questo paese e quindi è un qualche cosa che rimane. La gente deve incominciare ad uscire fuori un po' da questa bolla coloniale in cui continuiamo a vivere ed è la prima cosa. Salvini chiaramente, davvero. Ma siamo arrivati a delle assurdità, cioè io non ho mai visto un paese che arriva dove il Parlamento, non parlo del popolo, il Parlamento decide che salvare vite umane è reato, ma va contro tutte le leggi di questo mondo, contro tutto l'ordinamento giuridico che abbiamo. Vuol dire ribaltare tutto, ma è veramente, siamo all'assurdità a questo livello. Ecco perché ho detto, non è concepibile oggi per un cristiano votare Lega non è concepibile, cioè se uno ragiona sul Vangelo di Gesù e ragiona sul Vangelo di Salvini, o l'uno o l'altro, per favore decidetevi, ognuno è libero di scegliere, ma dobbiamo più scegliere in questo mondo. È chiaro che io ben venga questo, che la caduta di Salvini, ed è colpa sua, fra l'altro, come dice il Salmo, siete dei ma morirete tutti come mortali, ha ragionissima. Siamo mortali, ci facciamo Dio onnipotente. Speriamo che il nuovo governo almeno arrivi, prima di tutto, a togliere i due decreti di sicurezza, perché sono assurdi. Questa è la negazione della legge stessa, ma non si può arrivare a legiferare roba del genere, perché vengano tolti, ma venga tolto anche chi ha fatto quello che hanno fatto prima, una Bossi-Fini e avanti. Cioè è tutto un lavoro che rimane da fare e soprattutto io sto lottando a non finire per l'acqua, perché la prima vittima del clima che sta cambiando sarà l'acqua, per cui hanno già le grandi potenze economiche e finanziarie hanno già capito che sull'acqua si faranno i grandi guadagni in futuro. Non possiamo accettare che il popolo italiano abbia fatto un referendum in cui sia deciso davvero che non si può fare profitto sull'acqua, è proprio il referendum, seconda domanda. E non è concepibile che il Parlamento ancora non riesca a darci una legge per essenzialmente fare che cosa? Per ripubblicizzare l'acqua in questo paese. Sono lì adesso davanti al governo un po' tutte queste leggi e mi auguro davvero che faccia dei passi in avanti. Ecco.